argomento, l'onestà intellettuale, sottolinea a carattere di dubbità, l'onestà intellettuale, prima di descrivere la puzza di morte che c'è nella terra malata o nel cielo malato o nell'acqua, insomma, siamo capiti, hanno voluto, come dire, dire l'impianto culturale di fondo che io ho trovato bellissimo in questo capitolo del virus del benessere, dove è chiaro che sposa benissimo l'enciclica del Papa, dove con o senza Dio, con o senza Dio, noi dobbiamo fare un passo indietro, soprattutto con due atteggiamenti che Papa Francesco ha richiamato, che io credo che laicamente li possiamo anche condividere, andare alla confessione religiosa, se ci sono confessioni altre o se non ce ne sono proprio. E io credo che noi ci troviamo di fronte ad un elemento storico, epocale, ma davvero epocale, che è quello di dire questa è la fine del mondo, l'impossibilità a rimediare al danno fatto. E c'è una sorta di impossibilità, perché oramai la comunità scientifica, certamente non quella prezzolata, non quella pilotata dai poteri occulti, ma la comunità scientifica, quella più onesta e sincera, si ritrova accomunata da un dato di fatto, per quello dire che il da farsi è molto di più di quello che è stato fatto con quella, paradossalmente, e che il da farsi richiederebbe davvero una, tra virgolette, conversione ecologica, ambientale, tale da dover davvero tutti dover fare la nostra parte. Mi inquieta sempre quando, soprattutto chi poi si mette in politica, come il signore del 5 Stelle, che dice, dico signore senza ironia, nel senso che rispetto la signoria delle persone, chi deve risolvere questo? Lo Stato. E non è più lo Stato, eppure mia madre novantenne deve partecipare a questa risoluzione, paradossalmente. Non solo come vittima, perché le verrà tolto qualcosa in più da quella menzione di merda che diceva, quando dico merda dico una cosa ambita, perché la merda è fertilizzante, è chiaro, quindi capite bene adesso come le parole cambiano, perché dai diamanti non viene nulla, diceva di te, ma dalle dame nascono i fiori, quindi quando ma così dice la persona che ha bisogno di merda, tu stai facendo un complimento, quindi io non so più dire che politica è di merda perché ne fate un complimento. E non può essere più lo Stato. Se fosse lo Stato, è inutile presentare il libro stasera. È inutile presentare il libro stasera. Il problema è di tutti noi, perché è chiaro che se noi dobbiamo recuperare una credibilità sul territorio, non possiamo dire che i camion non li abbiamo visti passare. In alcuni territori è impossibile. Non dovevi passare. Ora non c'era la cultura della denuncia, non c'era la cultura della partecipazione, della cittadinanza, tutte le attenuanti giuste, senza ironia, senza scorpiosità o ironia, tutte attenuanti che bisogna tenere conto, vista il vissuto di sudditanza in certi territori, di sudditanza proprio terribile rispetto alla criminalità e rispetto alla paura del vivere in certi territori. Però voglio dire, dove eravamo tutti noi? Allora è chiaro che dobbiamo necessariamente, come dire, recuperare una nota di carattere sociale e culturale, che o ci salviamo insieme o non ci salviamo, no? E che vedere che non bastano più, c'è l'assunzione della responsabilità, sì, di tutti e di ciascuno, ma la salvezza non insieme o con nessuno. Scriveva un bravo vescovo di Molfetta, si chiamava Antonio Molfetta, che anche lui nella battaglia dell'ambiente ne ha vissute esperienze di tempi non sospetti, quando non c'era ancora il prurito ecologista, non dico solo di quel piccolo settore a volte che ne fa anche di una moda, di un certo impegno, e diceva prima bello che gli uomini, aveva letto, aveva scritto l'Evescenza, la verità, il nostro Luciano l'Evescenza, aveva letto da qualche parte che gli uomini sono angeli che hanno ala soltanto, possono volare solo se restano abbracciati. Non è una frase per fidanzarsi di al mare a chiappare l'agosto, no, perché allora chiappa l'agosto il riva al mare, perché pure lo deve acchiappare, però capite bene che diventa un contenuto culturale e politico straordinario il tentativo di avere questa consapevolezza di essere portatori di una sola ala, e il nostro viaggio, il nostro volare dipende dall'altro, così come il volare dell'altro. L'ha insegnato benissimo come metafora sull'ambiente, il gatto e la gabbianella,
di Sepulveda, o Sepulveda come si vuole dire, rispetto proprio partendo da un danno dell'ambiente, poi è arrivato a spiegare la bellezza della diversità e l'importanza della responsabilità del lavoro. Caio Scolari, io gli rappresento una realtà che si chiama Chiesa, che rappresenta una tradizione che si chiama cristianesimo. Lo dico anche alla luce di questa straordinaria enciclica, straordinaria perché non è ordinaria, innanzitutto, lo dico non per motivi di enfatizzazione di uno scritto, perché non ordinariamente la Chiesa in passato si è preoccupata di questi temi. Sia per mancanza di strumenti adeguati ad un'osservazione su questo tema, sia per una scarsa sensibilità, perché forse preoccupandosi del sesso degli angeli qualche volta si è distratto sulla identità della terra e dei luoghi. E quindi capite bene, a volte sono dei ritardi culturali che sono dovuti proprio alla ideologizzazione della propria realtà ideale. E quando si ideologizza la realtà ideale, è chiaro che poi ci sono delle nefandezze o degli errori. Ma io voglio innanzitutto partire da questa considerazione che il Papa Francesco fa su questo tema della conversione ecologica. Lui parla di una conversione ecologica, però ne parla, sapete, io ho miei amici che molti parlano ancora di bene, va bene il Papa Francesco. Se molti parlano ancora bene da Francesco, vuol dire che non hanno letto questa enciclica. Diceva bene del Camero, il vescovo del Brasile a Brasile, dice quando soccorro i poveri mi dicono che sono un santo vescovo, quando mi interesso sulle cause della povertà mi dicono che sono un marxista e mi vogliono ammazzare. E Papa Francesco in questa enciclica, quando parla di conversione ecologica, non parla della conversione del pollice verde, non parla della conversione del pollice verde, anzi in maniera un poco anche provocatoria, non mi scuso per lui, chi ha da ridire su questo si senta libero di dire anche di dissentire dal Papa, ci mancherebbe altro, ma lui parla con molta chiarezza, dice io mi preoccupo di quelli che per un albero si costituiscono parte civile in tutti i tribunali della storia. Però poi dall'embrione al povero che muore ai margini della strada, lui lo va a sfocarsi ma non è riuscito. Ovviamente questa definizione, questa cosa è allora è chiaro che ciascuno scomoda le proprie categorie etico-culturali per giustificare il senso dell'ampiezza del tema, no? E quindi su questo c'è una possibilità di sano ecumenismo, dico ecumenismo anche qui, io scuso tra virgolette, cioè nel senso non di fare, non di fare pace tra le religioni, ecumenismo di poter dialogare anche con chi, come dire, si ritrova o in altre confessioni religiose o senza aver bisogno di scomodare Dio per legittimare la sua battaglia sulla pretesa di una creazione e di creature che possono vivere in osmosi, possono vivere in pace tra loro. Quindi il primo elemento è questo. Il Papa va a constatare che, come sta scritto fuori alla parrocchia di mio amico, Dio esiste ma non si è dunque rilassa, no? Perché il problema dell'ambiente dal punto di vista teologico non è un problema solo di malaffare, è un problema di qualcuno che ha deciso di sostituirsi a Dio. Mi consentite questa riflessione, che ripeto, non è moralistica nell'accezione, la gente si sente come Dio e quindi non ha più bisogno, cioè l'emancipazione non prevede più, non è un problema di emancipazione, è un problema di togliere l'idea di Dio, e questo lo può fare chiunque, siamo tutti liberi. Il problema è quando chi toglie l'idea di Dio si sostituisce a un'idea e quindi diventa creatore e prevaricatore allo stesso tempo. Abbiamo bisogno di un codice etico che nessuno con la D minuscola o con la D maiuscola possa sentirsi Dio, per evitare che diventi, come dire, il proprietario della terra, il padrone della creazione o della natura. Quando c'era Dio, no? Adesso lo dico un po' scherzosamente, proviamo a ragionare con questo spartiacque, quando c'era o quando non c'era. Quando c'era Dio, il passato più o meno era riconducibile alla colpa, al peccato, il presente alla redenzione, perché Gesù era venuto, e il futuro alla salvezza. Giustamente questa connotazione che con Spinoza va via,
e viene recuperato da altre tre categorie che hanno sostituito il passato, il presente e il futuro, ma hanno sostituito con una dimensione, come dire, di un altro ottimismo, non più quello teologico, ma quello del progresso scientifico, cioè la scienza, l'utopia e la rivoluzione, che hanno determinato in un certo senso un cancellamento di quello che era la triade del passato: la colpa, la redenzione e la salvezza. La scienza, l'utopia e la rivoluzione e il progresso hanno sostituito questa cosa. E hanno fatto anche bene a sostituirla, perché l'uomo non poteva restare subito di un Dio in eterno, doveva recuperare la sua dimensione adulta. Doveva diventare finalmente un uomo che camminava sui suoi piedi e non aveva più bisogno di Dio. Qual è Dio? Il Dio della natura, quello che o fa paura o quello che devi manipolare attraverso la magia. Ed è bene che l'uomo ha preso la sua coscienza. Il problema è che la morte di Dio, no, la impossibilità a cogliere Dio anche in questo tempo di progresso, di scienza e di rivoluzione, io credo che il mondo cristiano ritiene che abbia determinato questa prevaricazione dell'uomo, che tinto di nero, di rosso se volete, di quelle antiche ideologie che non sono proprio uguali, ma che certamente hanno sostituito in un certo senso, negli effetti sono state purtroppo abbastanza uguali, hanno determinato in un certo senso questa sofferenza di un'umanità che non viene più gestita da un'idea di Dio, ma che viene più gestita da un delirio di potenza da parte degli uomini contro gli uomini stessi. Bisogno di Dio, ma rispetto a che cosa? A che Dio è spunto dell'uomo. Detto in maniera argentina, non so come si dice, ma non so come lo dire, che l'ho detto nella mia vita. Quando incontrerò il padre, credo che gli ho fatto questo assist per quando vuole fare il gol in lingua spagnola. Il tema non era quello di dire Dio sì, Dio no, l'ateismo sì, l'ateismo no. Il tema è il tentativo di dire Dio sì e un Dio strunz del buono. Questo era il tentativo di questa regione. Mi scuserete per l'estrema semplificazione, perché riportando Dio, il Papa ci ha portato a questa conseguenza per i cristiani. Quale conseguenza? La prima è quella di dire i cristiani non possono avere un atteggiamento di sufficienza nei confronti di quello che è il tema della creazione, e lo dice al 1817 quando parla appunto di conversione ecologica, perché dice non possiamo avere un atteggiamento di distinguo quasi schizofrenico, no? Cioè che per salvare la natura non salviamo noi, o l'altro distinguo, per salvare l'uomo non ce ne frega della natura, di quello che lo circonda, di quella che è la terra sotto i suoi piedi. Abbiamo bisogno di una conversione ecologica dove la terra sotto i piedi, così come diceva anche l'Antico Testamento, non è come sudditanza e prevaricazione, ma è come possibilità di camminare insieme. La terra ti fa strada, non è tua sudditanza, è quella che ti fa strada. E il Papa ha dichiarato in una dimensione veramente ecumenica di tutte le tradizioni, anche quelle non confessionali in una chiesa, come possono essere le tradizioni orientali, un principio molto chiaro: che il meno è di più, che il meno è di più, e risponde molto a quel capitolo appunto sul virus del benessere. Perché vale la pena leggere insieme questo libro? Perché vale la pena fare questa lettura collettiva, dove appunto quasi dovessimo pensare che c'è uno solo che deve risolvere il problema, guai se dovessimo pensare a questo. È troppo poco, è persino qualunquista. Se lo dice mia madre 90 anni ha un po' ragione, perché se è brutto cazzo ragionato, insomma, dopo 90 anni, ma se lo dice un giovane, una persona più giovane, questo non fa onore, come dire, alla complessità del pensiero che dobbiamo avere nei confronti di ogni singola cosa. E vedete, da un po' di anni, giustamente, e su questo punto mi permetto di dire, è il motivo per cui ho ritenuto di esserci questa sera, alcune persone hanno rivendicato un diritto alla spiritualità, cioè ad avere un atteggiamento non da materia a materia nei confronti delle cose, pur non avendo nessun riferimento religioso. Ed è giusto che questo sia accaduto nel mondo laico, nel mondo non credente, dove alcuni saggi non credenti
hanno rivendicato il diritto alla spiritualità, cioè hanno rivendicato quel diritto che quando si dice spiritualità sembra sempre una parola che appartenga di fatto poi alle confessioni religiose o a delle filosofie che hanno adottato un sistema religioso. E qual è questo diritto alla spiritualità, cioè ad avere la possibilità di servire ciò che materialmente sembra assoggettato a me e invece no, va servita, va amata, va accompagnata, va curata. E quella spiritualità di chi vuole credere, nonostante Dio, al di là di Dio, nonostante Dio, al di là di Dio, almeno in tre cose, nell'assoluto, nell'infinito e nell'eterno. Sono tre categorie che non possiamo farle diventare di proprietà religiosa. Non lo dico contro la mia potenza, no, ma faccio un po' interna contro i miei interessi, è un po' scherzosa cosa, no? Però non è contro i miei interessi, perché non è giusto che le confessioni religiose si appropriano di questi tre elementi della spiritualità, dell'assoluto, dell'infinito, dell'eterno, perché altrimenti diventa un problema religioso, o diventa un problema tra religioni, oppure diventa un problema di pollice verde contro un'altra nozione. No, io credo che abbiamo bisogno invece tutti di avere questo senso di assoluto, di infinito, di eterno, per evitare di diventare padroni di questa terra e non compagni e fratelli di questa terra. Se un giorno in cui riusciamo ad uscire, scusate il bisticcio di parole, da questa tentazione, allora davvero l'assoluto, l'infinito e l'eterno potranno diventare non un modo per celebrare che Dio esiste, ma che non sono io Dio e che non sono io il proprietario di questa terra, ma è qualcosa che è di assoluto, di infinito, appunto, e di eterno, e che non posso lasciare, come dire, cadere nel delirio di onnipotenza dell'uomo di oggi o di ieri o di domani, ma che possa diventare una grande opportunità per servire l'umanità. Francesco d'Assisi è stato un'icona straordinaria in questo. La sua capacità di non di, come ironizzava il mio vicino di casa, parlava in uccelli e gli uccelli si sfastidiavano. Il film aveva bisogno anche di questa battuta per strappare un sorriso, e ben meglio. Però questa capacità di Francesco di far diventare tutto dialogo. Il lupo non diventa il nemico, ma resta lupo, ma non avrà più motivo di azzannare gli altri se gli altri gli daranno da mangiare. E le formiche che incontrava lungo la strada, evidentemente, se le poteva, come dire, non bypassare, ma se le poteva guardare con tenerezza, non diventava l'occasione per vivere un attimo, come dire, di prepotenza e di prevaricazione su un altro. Che significa questo? Significa uomo, perché sennò sarebbe uomo, ma significa che tutto può diventare oggetto e motivo di dialogo, e tutto è motivo di incontro per fare della nostra vita una grande occasione di pace e di riconciliazione. Se persino non schiacciare le formiche, nel senso proprio, come dire, del volutamente schiacciare, diventa un'occasione di dialogo, di incontro con quella dimensione di essere che dinanzi a te, sicuramente le formiche vivranno, ma io sono diventato forse un poco meno stronzo di quando mi credo Dio. Grazie.